L'ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig e il primo diretto da un regista americano, Cary Fukunaga, è arrivato finalmente nei cinema dopo tanti rinvii a causa della pandemia. In No Time to Die uno dei protagonisti è la città di Matera, dove sono state girate molte scene con sequenze spettacolari, inseguimenti tra i vicoli e panorami mozzafiato. Le location tra Puglia e Basilicata sono state le prime scelte da regista e proprio a Matera si è svolta l'anteprima italiana. Tra gli ospiti, tre attori molto legati alla saga: Maria Grazia Cucinotta, Giancarlo Giannini e la grande Gina Lollobrigida, collega e amica di Sean Connery, che in questa occasione ha ricevuto dalla Lucania Film Commission il premio alla carriera. Giannini è stato protagonista di 2007 con Craig, Quantum of Solace e Casino Royale. A proposito del legame tra Bond e l'Italia, sottolinea: di pensare che Broccoli era italiano, quando comprò i diritti di Fleming dei romanzi non pensava certo a questa cosa, era così e poi è diventato, cioè, l'inventore di queste cose è un italiano. Se non avesse comprato i diritti di Fleming non l'avrebbero mai fatti, credo. Guarda, gli italiani sono sempre stati bravi in tutto, in questo periodo purtroppo sono meno bravi. Maria Grazia Cucinotta è stata a fianco di Pierce Brosnan nel film Il mondo non basta e oggi dice: dietro tutto quello che tu vedi ci sono mesi e mesi di preparazione, di lavoro da parte di tutti per rendere un prodotto che resti sempre, ti lascia sempre senza fiato e allo stesso tempo quando lo fai ti senti protetto. Bond non è un attore, Bond è Bond e chiunque vesta quei vestiti diventa automaticamente il mio James Bond preferito.